si butta in mezzo all'area, poi Marini recupera la palla vagante, si arresta in area, serve Tommy Rinaldi. Contentissimo dell'avvio di Demetri McKamey, penetra Esbruck, poi torna sui suoi passi, si alza ancora una volta. Esperienza in campo. Green esce dal blocco da tre punti. Tempo 10 punti e 9 rimbalzi, Chillo. Che prestazione davvero di Matteo Chillo. Marini fino in fondo. Pallone con un passaggio abbastanza pigro di McKamey, Piccoli ancora una volta, una statua per Matteo Piccoli questa sera. Che difesa sta facendo, Green per Marini, fino in fondo, che palla per Tommy Rinaldi! Si fa dura per qualsiasi squadra, Green con il pick and roll con Iedioa, che palla di Iedioa! Vedremo se Iesi riuscirà a sfruttarlo, Rinaldi si prende la tripla, alza la parabola! Marquis Green, Marini da tre punti, la bomba di Pierpaolo Marini, che non si accontenta della prima soluzione, ovvero il tiro dalla lunga, si ributta dentro anche lui. Arriva Rinaldi, buona la difesa di Cinciarini, Esbruck splitta, il raddoppio Marini. Contro Gandini, dalla stanza potrebbe essere suo padre, da tre punti, Marquis Green! Attacca Fultz, se ne libera, poi arresto e tiro dalla media, che rolla, cercato Rinaldi. Il tiro dal mezzo angolo in allontanamento. Sta giocando anche in un ruolo non suo. Etrighe si prova dalla lunga a mettere il sigillo. Dopo il canestro di Bologna, Iesi torna in attacco con un missile terra-aria di Kenny Esbruck. Marini, pick and roll sul fondo con Iedioa, lo chiude Brian, allora Marini, sai che c'è, mi prendo la tripla, e coach Cagnazzo fa entrare in campo, in una serata da sogno, anche i quattro giovanissimi, Mentonelli, Montanari, Cugliate e Valentini, per la passerella finale, per i protagonisti di questa serata, davvero. Indimenticabile per i tifosi di Iesi e per tutta l'Aurora Basket. Una grande, immensa vittoria per la Termoforgia Iesi, 84 Iesi, 61 Bologna.